Nei paesi occidentali, l'agopuntura si è sviluppata più o meno dagli anni 60, fine anni 60, quando il presidente Nixon andò in Cina e quindi si aprì questa grande possibilità e questo grande scambio culturale. Per molti anni, diciamo così, la ricerca ha vivacchiato fino al 1997, quando il National Institute of Health organizza a Bethesda una consensus conference. E perché la organizza? Perché le società assicuratrici americane avevano continue richieste da circa il 30% della popolazione americana che si curava con le medicine non convenzionali. Quindi questa richiesta di questa consensus conference che delineasse un po' i campi d'applicazione dell'agopuntura ha fatto esplodere la ricerca. Non si può parlare oggi di agopuntura misteriosa, di cose che non si sanno, oppure che il meccanismo d'azione è inconosciuto. Se andiamo su PubMed, la più accreditata banca dati del mondo di medicina, noi, mettiamo la parola acupuncture, noi vediamo che ci sono 20.177, ricerche. Di queste circa 15.000 sono sull'uomo, i lavori sulla lombalgia sono più di 500, così anche quelli sulla mal di testa e sull'emicrania ci sono circa 350 lavori. Quindi non si può dire che non si sappia come funziona l'agopuntura. Le molte review sistematiche hanno anche permesso oggi di dare delle indicazioni abbastanza accreditate. Cioè, quando viene un paziente da noi e ci chiede: "Ma che percentuale funziona l'agopuntura nel mio caso?" Noi oggi possiamo vedere nelle review sistematiche queste informazioni. La prima review sistematica che ha dimostrato un effetto biologico dell'agopuntura, al di là di ogni ragionevole dubbio, è uscita nel 1997 e era sulla nausea da chemioterapia, sulla nausea da radioterapia e da narcotico. E quindi lì c'è stata proprio la certificazione che un punto che si chiama 6 di pericardio, che è qui nel polso, è efficace per la nausea. Questo ha dato il là anche a molti aspetti commerciali, come queste fascette che vengono vendute in farmacia dalle più strane case. Però l'agopuntura, diciamo, la stimolazione con ago rimane sempre il principe dello stimolo. Poi un'altra indicazione è la lombalgia cronica. Il dolore nella lombalgia acuta, anche il dolore e la disabilità nella stenosi lombare, queste sono tutta una serie di indicazioni che sono accreditate. Cosa vuol dire essere accreditate? Non vuol dire che il 100% dei pazienti starà bene quando noi lo curiamo, ma una percentuale superiore a quello che è il placebo. Ne avrà beneficio, questo vuol dire. Quindi, quando il paziente ti chiede: "Ma io avrò beneficio o meno?" Noi non lo sappiamo. Noi possiamo assicurarle solo una corretta applicazione della tecnica, non possiamo certo assicurarle che lui, il suo caso sarà risolto. C'è poi, ovviamente, l'indicazione principe è l'emicrania, l'emicrania e la cefaleomiotensiva. Addirittura ci sono delle associazioni inglesi che hanno chiesto che l'agopuntura venga considerata per l'emicrania la prima terapia, in quanto una terapia che non consuma farmaci, che risparmia, e in cui circa 8 pazienti su 10 ne hanno beneficio, e questo è molto importante. Poi ci sono i disordini temporomandibolari, la riabilitazione da ictus cerebri. Quindi ci sono molte indicazioni. Anche la depressione lieve media
Sembra trarne beneficio, ci sono le prime review sistematiche su questo aspetto molto molto penoso, in cui i pazienti hanno veramente molto piacere di non dover assumere grandi quantità di farmaci, perché l'agopuntura non vuole sostituirsi del tutto alla terapia normale farmacologica, perlomeno nella impostazione che io e la mia associazione AERAS abbiamo dato all'insegnamento dell'agopuntura, non si vuole avere un'alternatività, noi portiamo avanti la complementarietà. E la complementarietà, per quanto concerne agopuntura e cura farmacologica, significa la possibilità di diminuire la quantità di farmaco in quanto l'agopuntura aumenta la sensibilizzazione del sistema nervoso centrale. Ecco, si può parlare quindi di sinergia tra agopuntura e farmaci, non solo per quanto concerne i farmaci centrali come gli antidepressivi, ma anche gli analgesici antinfiammatori che sono squisitamente periferici. Quindi anche piccole quantità di farmaco aumentano molto la potenza dell'agopuntura e l'agopuntura permette quindi di utilizzare anche mi minori quantità di farmaco in quanto, come abbiamo già detto, sensibilizza, i recettori del sistema nervoso centrale. Ci sono poi delle indicazioni che, stanno per essere verificate e studiate e quindi ancora non si possono essere, di buona sicurezza come quelle precedenti. E quindi il dolore post-traumatico della caviglia, la neuropatia diabetica, c'è risultati positivi, ma ancora non ci sono lavori sufficienti per determinare se è un'indicazione sicura o no. La sindrome del tunnel carpale, la patologia dolorosa della spalla, la fibromialgia primaria, l'artrite reumatoide, l'aritmia cardiaca, cioè, quindi ci sono tutta una serie di situazioni patologiche che esulano anche dalla terapia del dolore, che in molte parti del mondo vengono sondate per vedere se l'agopuntura possa essere di aiuto. È molto importante poi pensare anche a fare una riflessione. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che viene continuamente compresso, gli viene tolte risorse. Le risorse vengono tolte soprattutto verso, diciamo così, il comparto sanitario e non amministrativo. Ebbene, ormai è stato provato in moltissimi lavori, soprattutto inglesi che sono molto sensibili al denaro, che l'agopuntura fa risparmiare e fa risparmiare molti denari, fa risparmiare molti denari in base per i farmaci, minore ospedalizzazione, quando c'è l'ospedalizzazione meno giorni di ospedale e quindi, secondo la mia visione del mondo che cerca di essere scientifica, uno stato in crisi come quello italiano dovrebbe stimolare molto l'effetto l'impiego dell'agopuntura nella struttura pubblica, perché questa è la cosa importante, perché privatamente c'è già una grande offerta, però privatamente ovviamente ha un costo che per molti pazienti, come il pensionato che guadagna 500 euro al mese, non può assolutamente accostarsi. Invece, noi abbiamo queste terapie polifarmacologiche non sempre messe in opera con particolare attenzione. E quindi noi potremmo benissimo cercare di sostituire una parte dei farmaci, soprattutto gli analgesici antinfiammatori, i sedativi, tutta una serie di farmaci con l'agopuntura. Questo probabilmente sarà il domani di questa tecnica, se si riuscirà anche a promuovere un po' la ricerca in questo campo che
Ovviamente in Italia non esiste assolutamente, visto che anche ricerche ben più importanti, di argomenti ben più importanti, non sono finanziate.